più grandi palcoscenici del mondo con il suo talento, prima etuale italiana all'Opéra di Parigi e grande amica mia, ve lo dico. Vabbè, ve la presento così. Speriamo le piaccia. Una regina della scena, un'eccellenza italiana della danza, stella luminosa dell'Opéra di Parigi. J'ai l'honneur de nommer danseuse étoile du ballet de l'Opéra National de Paris, mademoiselle Eleonora Abignato. Sono molto orgoglioso e fiero di presentarvi Eleonora Abignato. Eleonora ha bagnato, la volta buona. Sì, sono da te, hai visto? Te l'ho promesso e guarda, ce l'ho fatta. Fabrizio mi ha sbloccato un ricordo. Sì, sì. Meglio evitare i nostri ricordi. Bravissimo. Eravamo giovani e brave ragazze, questo è sicuro. Siamo rimaste brave ragazze, anzi brave signore ormai. Insomma, prima abbiamo parlato dell'età che avanza, come la vivi? Ma io devo dire che mi ritengo molto fortunata in età avanzata, perché comunque riesco a godermi sia i miei figli con un'organizzazione che tu sai pazzesca, perché siamo in tanti, e nello stesso momento un sacco di cose che vengono fuori giorno per giorno tra il Teatro dell'Opera, che mi occupo, che è un'istituzione di ballerini professionisti, e anche una scuola con 120 ragazzi giovani dagli 8 ai 18, più tutto quello che viene fuori adesso anche con questo nuovo documentario che racconta la mia vita. Ci siamo, eh? 29 sì, marzo, verrà trasmesso in prima serata su Prepara i fazzoletti. Beh, in realtà qualche fazzoletto l'ho già usato, visto che un po' così l'ho dovuto vedere per questa sì, nostra intervista. Eleonora ha bagnato una stella che danza. In prima serata su Rai 3. Sì, e su Rai Play. Cosa ti ha spinto a farlo, questo documentario? Ma credo che soprattutto sono i miei più bei ricordi da piccola, le mie sofferenze lasciando la mia città Palermo e la mia famiglia, e i sacrifici che oggi per i giovani comunque devono essere un esempio, dai grandi sportivi che abbiamo visto, anche Sinner che ha fatto dei grandissimi commenti, ecco. Sì. Perché comunque da mamme possiamo dirlo, il sogno bisogna anche lasciare viverlo ai nostri figli. Quindi io ero fortunata di avere una passione come la danza che mi ha rinchiusa in un mondo stupendo, possiamo dirlo, ma anche tanto criticato per competizione, invidia, gelosie. E dappertutto adesso viene fuori che mi chiamavano la piccola mafiosa. È vero, perché comunque davo fastidio, ero una bambina particolare, avevo un carattere molto forte, che tra l'altro ero anche bella già pronta ad affrontare spettacoli importanti, perché come sai racconto spesso l'incontro con Carla Fracci, incontrato anche un grande coreografo francese che mi ha portata via con lui, che era Roland Petit, che è la storia della danza italiana e nel mondo, soprattutto della Francia, perché Parigi era il tempio e io volevo arrivarci e ci sono riuscita. Quindi con tanta fatica racconto tutto quello che è stato sudore, sofferenza, solitudine. Come racconta Vasco nel documentario, gli artisti siamo molto spesso da soli, perché poi in palcoscenico ti ritrovi in una bolla, ma alcune volte non ci rendiamo conto che è davvero difficile essere da soli in quel momento
E anche nei momenti di sacrificio sei da sola, perché io piangevo di nascosto, un momento che dico io no, nel documentario sembro molto dura e forte, invece io mi ritenevo le lacrime, mi rinchiudevo in una stanza e piangevo di nascosto perché sennò mia mamma mi portava via. Quindi questi sono i più bei ricordi. Il docufilm comincia con la frase di Shakespeare: c'era una stella che danzava, sì, e sotto quella sono nata, da molto rumore per nulla. Leonora sì, è palermitana, una famiglia che ha avuto a un certo punto una fortuna, ma grazie al caso, chissà poi come sarebbe andata, ma la mamma di Eleonora aveva un negozio di abbigliamento. Però, come tutte le mamme che lavorano, i figli a un certo punto, quando tornano da scuola, devono fare qualcosa. Non possono stare con la mamma che lavora, poi in un negozio. E al piano di sopra, cosa c'era? C'era questa scuola di danza privata di Marisa Benassai, che racconta tantissimi aneddoti, tantissimi ricordi e soprattutto, come dice Evelina, la mia migliore amica del cuore, ero parcheggiata lì e per caso mi sono innamorata di queste scarpine, di questo odore della pece che era lì accanto a me, quindi tutto il mondo della danza in una piccola scuola privata. Io adesso ti guardo, no? Adesso faccio finta di quella che non ti conosce, ti vedo come sei vestita. No, non so se è possibile la regia. Non come Carla Fracci, questo è sicuro. Una nuova mantello bianco. No, ecco, cioè lei è vestita tutta nera, guardate le scarpe. No, rock. Le scarpe sono super rock. Sì. Super rock, però con questo... Collo del piede. Lavorato, perché... È un fake, non c'è, è vero? C'è un altro... Cioè, che c'è qui dentro? C'è il mio piede brutto, quindi non lo inquadrate. Cioè, ecco, vedete, lei l'ha detto subito, non come Carla Fracci, e arriveremo anche a Carla Fracci. Sì. Intanto questo documentario è veramente è molto bello, perché è molto vero. C'è la tua prima maestra, che la signora Marisa Benassai, sì, giusto? Brava. Ho studiato, volevo far buttare pure con te proprio, per carità. Poi chi la sentiva quando andiamo a ballare insieme, ma questi sono altri discorsi. Marisa dice una cosa di Eleonora, che chi ha delle figlie femmine forse torna alla mente di queste bambine che sanno quello che vogliono. Ed Eleonora era già così. Ed eri anche un po' cattiva. Eri cattiva. Sì, Eleonora eri anche un po' cattiva. Sentite cosa dice. Tra 60 secondi? Veramente? Va bene, 60 secondi. Eri cattiva, Eleonora. Era il terrore delle altre bambine, perché lei doveva già essere la prima. Era considerata quasi un boss, perché era lei che manovrava tutte le sue compagne. E ne ha fatte di cose graziose, divertenti, devo dire. Mi capitava di chiedere: ma che fine ha fatto Alessandra? Non è venuta più a scuola? Eh no, perché ma maestra, la Eleonora le ha detto che non è portata per la danza e quindi si è ritirata. Era straordinaria, riusciva a far andare via pure le compagne che aveva nel corso. Io ero l'enfant terrible, mi buttava fuori perché magari vedeva che mi comportavo un po' male con le altre. Mi buttava fuori se non l'ascoltavo negli esercizi. Vabbè, facevo tutto di testa mia. Eleonora Bagnato, protagonista in prima serata su Rai 3 col suo docufilm, una ragazzina ambiziosa, determinata, una ragazzina che lascia la sua città Palermo e si trasferisce a vivere da sola a Parigi. Ora tu hai 4 figli, 2 biologicamente tuoi e 2 ma cresciute. Cresciute, esatto. E 2. Lo faresti? 2 originali, uno calciatore e una ballerina. Si sono divisi perfettamente, visto che Balzaretti, insomma, è un direttore sportivo dell'Udinese, suo marito. Esatto. Quindi mi sembra giusto. Uno e uno, perfetto.
Grandi obiettivi, però ti dico la verità, Giulia, che ha appena compiuto 12 anni, quindi dovrebbe già essere pronta ad andarsene, ma gli ho già detto, perché lei lo farebbe, è un bel caratterino anche tua figlia. E certo, quindi qualcosa di me ha trovato dentro di lei proprio per fare la ballerina, però non la lascerei mai. E perché proprio... tua mamma l'ha fatto invece? Ma mia mamma, bisogna chiederlo veramente cosa voleva, magari ero insopportabile, come dici te, ma qualcosa di strano, no, ero veramente determinata, cioè io volevo andare all'Opera di Parigi, quindi lei ha visto, dopo che avevo fatto stage internazionali, comunque mi accompagnava dappertutto all'inizio, certo. E poi si vedrà anche nel docu, mi ha portato anche alla Scala di Milano e lì è stato un momento difficilissimo perché mi ha vista in uno stato di tristezza infinita perché non c'era all'epoca un internato per dormire, quindi mi ha portato dalle suore e io ho pianto tutta la notte e l'indomani mamma mi ha riportato a Palermo, quindi questo si vede anche nel documentario che è stato un giorno difficile ma che poi abbiamo incontrato Roland Petit e sono partita per la Francia. Quindi mamma è stata brava, dobbiamo dirlo, che le mamme che lasciano volare, no, i propri figli hanno questo coraggio e questa forza, perché ero l'unica figlia femmina con un papà siculo, quindi tu sai cosa significa, no? E ha fatto bene perché a 12 anni lei è già in televisione, sì. E Pippo Baudo ti presenta, questa cosa l'avrei vista mille volte, ma mille volte che secondo me la rivedi, pensi a quella bambina che era nata per fare l'étoile, cioè è questa la verità, sì, perché sì. Va bene la determinazione, ma tu sei nata per fare quello. Beh, lo dice benissimo anche Marisa, no? Io volevo essere prima, spostavo le compagne e dicevo tu devi stare dietro di me. Cioè non hai capito forse, io devo essere davanti, io devo fare i ruoli da solista e Marisa era disperata perché diceva adesso se la metto dietro questa m'ammazza. Prego, 12 anni, guardatela con Baudo. Eleonora Abbagnato, 12 anni, ha incontrato un grande coreografo francese, Roland Petit, sì. Con il quale tu hai ballato. Sì. Che cosa hai fatto? La Bella Addormentata. La Bella. E cosa ti ha detto Roland Petit alla fine? Che sono molto brava e ancora devo fare molta strada. Di paura, cioè una pazza, diciamolo, dai, una bambina completamente fuori dal normale. Beh, anche una ragazzina che si è ribellata a Carla Fracci, perché lei, sì, è stata importantissima. Ma cosa ti diceva Carla Fracci? Carla Fracci era una bella tosta, anche lei. Lo possiamo dire adesso, no? Beh, una grande che comunque mi insegnava tante cose, tante particolarità, no, sul palcoscenico, perché lei è una grande professionista. Però ti diceva non alzarla tanto questa gamba, certo, tanto perché, non c'è bisogno. Vabbè, possiamo ricordare che Carla è una ballerina, comunque all'epoca non era così sportiva la danza, quindi è cambiata molto l'elasticità, anche le posizioni. Quindi tu alzavi la gamba più di lei? Sì, io ero molto elastica con la schiena e quindi alzavo molto di più l'arabesque, si chiama così, come passo di danza. E lei ovviamente tutti i giorni veniva da me, carina sempre, molto carina e gentile, dicendo ma magari la puoi abbassare un pochino di più questa gamba? E io invece me ne fregavo totalmente. Vroom. Proprio bella tosta. Allora, scusami Eleonora, però tu hai reso pop la danza, un po' quello che sta facendo Sinner di nuovo dopo tanto tempo con il tennis, sì, lo possiamo dire, perché tu, sì, hai partecipato a Sanremo. Ovunque. Ovunque. Sei stata la protagonista della canzone di Vasco Rossi, cioè anche c'è Vasco, sì, Rossi anche nel Beh, docufilm. Più pop di Vasco non, cioè, ho trovato. Ma tu con Vasco, quindi, Rossi che c'entri?
Beh, è un artista, no, ragazzi. No, certo, ma come mai lui ha pensato a te? Lui ama la danza, lo dice sempre, amo la danza, sicuramente ama anche le ballerine, perché qualcosa... Non solo la danza. Ma ti posso dire che era seduto in un angolino e sbirciava tutte le mie prove e chiedeva qualsiasi dettaglio della coreografia, quindi devo dire... un grande, perché voglio dire, questo è, io partecipo al tuo videoclip, alla tua canzone, ed era di una discrezione infinita, e poi si è mangiato il pesciolino con l'olio, questa è stata la ciliegina sulla torta che ho detto, ma allora... E tu invece la frittura? E io qualsiasi cosa, lo spaghetto con... Perché io ve lo dico, Eleonora Bagnato... Mangia! Pensate! Eleonora mangia! Eleonora... Ti ho sposata con te, però. No, quantomeno, no, ma esatto. Ma si vede che non faccio la ballerina. Cioè. Eleonora poi si è sposata, Eleonora poi ha fatto dei figli, Eleonora poi ha sposato un uomo che aveva già due figli, e tutta questa ambaradam, diciamolo, l'abbiamo questo così, pacchetto. Questo pacchetto, Eleonora Bagnato, lo abbiamo sintetizzato così. Che bello. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che è molto strano. Eleonora, ricevi questo anello, segno della mia, del mio amore e della mia fedeltà, del padre, del figlio e dello spirito. Possa pensare a te, ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, poi amore dato, amore preso, amore mai reso, amore grande come il tempo che non si è reso, amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Non piango perché è una settimana che piango, no, da te. Ma che poi vieni da me, sembra una piagnona, invece dai, oggi sono più forte da te, tu mi oggi dai sempre rock, carica. Guarda come sei vestita. No, ma tu mi dai carica, tu sei una rock forte e quindi per questo ci vogliamo bene. Quanto è difficile però essere sempre forti? Eh sì. Quanto sì. È difficile tenere tutto unito? Sì, questo sì, è molto difficile, soprattutto avendo... due lavori distanti, ma... Perché tuo marito lavora per l'Udinese. Adesso è direttore sportivo all'Udinese, quest'anno, l'anno scorso era al Vicenza, purtroppo ha dovuto smettere di giocare qualche anno fa con un grosso infortunio, e questa è stata la decisione più difficile forse della nostra vita, anche familiare, perché quando ha smesso alla Roma, poi io... ho firmato a Roma, quindi, certo. Quindi forse per caso siamo destinati a stare anche lontani con i nostri lavori, però sono molto fiera anche quello che sta costruendo per il suo percorso, perché quello che vuole fare lui, e ha studiato tantissimo anche lui, e tanti sacrifici con la famiglia li facciamo tutti i giorni. E il nostro segreto è sicuramente non vivere 24 ore insieme, quindi l'amore ancora c'è, lo dico pubblicamente, dopo 14 anni possiamo dirlo, e avendo anche avuto le sue figlie che stanno ormai, una all'università a Parigi e una è ancora con me, e ormai siamo una vera famiglia completa, questo è veramente la cosa più che mi rende felice, perché lui è un uomo speciale, posso ripeterlo mille volte, che ha avuto il coraggio di giocare e tenersi queste due bambine così piccole, e quindi non ce ne sono tanti, no, nel mondo. Però scusami Eleonora, non ci sono neanche tante donne però, giovani, belle, affermate, quando lui ti ha conosciuto, che
alla fine non si è fatta intimorire da questo calciatore bello come il sole con due bambine piccole, voglio dire, sei sempre stata super corteggiata, però non ti sei fatta, qualcuno direbbe, non ti sei fatta i conti in tasca. È vero. Beh, Federico era un po' un calciatore atipico, lo sai, no? Quindi questo sicuramente mi ha aiutata anche a capire che l'uomo della tua vita, perché noi quando ci siamo conosciute eravamo libere, belle e felici, però per trovare l'uomo giusto, ecco, bisogna fare casting. Bisogna fare tanti casting. E il papà soprattutto, no? Dei propri figli, perché io non avrei mai fatto dei figli se non avessi avuto un uomo così accanto a me che mi ha supportata anche nel mio lavoro. Io danzavo ancora come étoile all'Opera di Parigi e comunque ho fatto su e giù da Palermo quando giocava lui a Parigi e poi da Roma a Parigi e poi mi sono trasferita a Roma e lui è andato via, quindi perfetto. Cioè così, cioè questa cosa proprio... Io mi ricordo quando ci siamo conosciuti, a parte che poi un'altra volta devi tornare, dobbiamo raccontare un dietro le quinte inedito, ma non lo possiamo fare adesso perché non abbiamo tempo. Ragazzi, mi dispiace. Ma nel 2009, quando la prima volta che ti ho intervistato a Festa Italiana, tu mi hai detto, Catina, quando ero piccolo con mio fratello, che poi ho conosciuto troppo simpatico, esatto, e mi è dispiaciuto Giuseppe. Incontrarlo l'altra sera, Giuseppe, e noi ci mettevamo davanti allo specchio e cantavamo Ti lascerò. Io facevo Anna Oxa e lui Fausto Leali. Quindi tu sei Fausto Leali, io sono Anna Oxa, spero, adesso. Io ci sono dei microfoni, quindi questo sogno. Oddio, qui nel bello. 2024, aiutate da Filomena, ovviamente. Speriamo, perché esatto. Siamo una e due proprio. Sono prontissimi. Grandi esatto. Cantanti. Noi dedichiamo questa canzone a tutte le persone che sognano e che comunque ce la faranno. Brava. Chi attacca? L'ha ti bagnato. Lascio decidere per chi sarà al tuo fianco piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo, il suo coraggio e quella forza di cambiare e poi ricominciare. Altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò e lascerò. Comunque la Bagnato canta, e questa è la verità. Canta, io sono ovviamente la regina del lip sync, certo, certo. Eleonora Bagnato, grazie. Venerdì sera in prima serata su Rai 3. E preparate fazzoletti perché servono davvero. Sì. Sei riuscita a non piangere? Sì, sono riuscita a non piangere, ma tutti piangono quando parlano del racconto e soprattutto la mia migliore amica, hai visto? Cioè, lei era veramente particolare, speciale e racconta tutto quello che io non ho mai raccontato neanche a mia mamma. Quindi pensa, povera mamma. Esatto. L'ho vista provata l'altra sera. Grazie a tutti, ci vediamo domani 14 qui su Rai 1. Grazie a tutti.